Nell'alta Val Formazza, a quasi 2000 metri di altezza, c'è una chiesetta che spicca solitaria nello scenario delle montagne. È la chiesetta di Riale, eretta a ricordo di quella rimasta sommersa nel lago e dedicata agli operai caduti sul lavoro durante la costruzione di una grande diga, la diga di Morasco. Sono queste dighe che possono deviare le acque dai loro corsi naturali e raccoglierle in immensi bacini. Da qui, nelle condotte forzate, le acque alimentano costantemente le turbine della centrale sottostante per generare così l'energia elettrica. Ora qui, in Val Formazza, sta nascendo un nuovo importante impianto idroelettrico, il più alto di tutta la vallata. Sulle rive del lago di Morasco, completamente scavata nella roccia, è sistemata la centrale. Una galleria lunga 175 metri porta alla sala macchine in caverna, ove si stanno ultimando i lavori di installazione di due gruppi generatori ad asse orizzontale con turbine Pelton della potenza complessiva di 44.700 kW. Il funzionamento della centrale sarà automatico e questo permetterà di effettuare a distanza tutte le principali manovre per di telecomando ad onde convogliate. Tra non molto le turbine cominceranno a girare spinte dall'acqua che corre nel mastodontico tubo d'acciaio lungo 985 metri, la condotta forzata. La condotta sarà alimentata dall'acqua raccolta e trattenuta a 2500 metri di quota da una diga colossale che sbarra la conca di un ghiacciaio. Da millenni il ghiacciaio del Sabbione si stringe ai fianchi della montagna, si insinua in essa, rompe la roccia, trascina a valle la morena e secerne i suoi umori dando vita ad un corso d'acqua, il rio Sabbione. Ma ora la diga sta vincendo il gigante millenario e provoca ai suoi piedi una colossale cancrena. L'acqua, salendo nel nuovo lago che si è creato, corrode e scioglie la parte sommersa del ghiacciaio e porterà la capacità del bacino da 26 a 42 milioni di metri cubi. Vi sarà tant'acqua quanta basterebbe per 6 anni al consumo di una città di 100.000 abitanti. Piccoli iceberg galleggiano sul pelo del lago come relitti di un immane naufragio e il livello sale via via che il ghiacciaio si scioglie ed il rio Nefelgiù, il rio Ban, il rio dei Camosci si riversano nel bacino. Anche la diga sale lentamente e ormai ha toccato la sua massima altezza di 64 metri, ma ci sono voluti anni di dura fatica per giungere a questo. Com'è nata la diga? Questa è la breve storia del colosso. Ecco, siamo tornati indietro nel tempo. Siamo ai giorni in cui i primi operai giunsero quassù e scavarono nella neve non ancora sciolta nel tepore della primavera i magazzini per depositarvi i materiali. Dalla valle giungevano in numero sempre maggiore gli uomini, gli attrezzi, le macchine e pian piano si allargava il villaggio provvisorio degli alloggiamenti. Si scavava nella montagna perché vi si potessero ancorare un giorno le spalle della diga. Era una ininterrotta processione di vagoncini della Decoville, carichi di terra e sassi. Era un eterno e convulso tremore di martelli pneumatici, un incessante procedere del lavoro ritmato dal pulsare di mille macchine. Thank you.
Il calcestruzzo è l'elemento fondamentale per la costruzione di una diga e la sabbia ed il pietrisco necessari per il suo impasto vengono ricavati direttamente dalla montagna. Nella cava ad imbuto sono esplose le mine e la roccia frantumata e precipitata verso il fondo. Qui c'è un pozzo verticale chiuso all'estremità inferiore dalle tramogge. Sotto le tramogge, in una galleria orizzontale scavata nella montagna, corrono i vagoncini che vengono riempiti di pietra e trasportati agli impianti di frantumazione. Dopo una prima frantumazione effettuata da due complessi di Lingen, il materiale è sottoposto ad una serie di frantumazioni successive e di separazione a mezzo di vagli alimentati da nastri trasportatori. Il cemento che arriva dalla valle è trasportato in appositi bidoni che dagli autocarri sono direttamente agganciati alle teleferiche. Dalla stazione di arrivo il cemento viene pompato in appositi silos dove uno speciale sistema ad aria compressa lo spinge attraverso lunghe tubazioni sino alle betoniere. Dopo un'accurata dosatura dei materiali si confeziona il calcestruzzo. Dagli impianti di betonaggio un carrello lo porta sino alle benne che alimentano incessantemente il fabbisogno della diga. La diga è lunga 270 metri e avrà un volume di calcestruzzo di 135.000 metri cubi, quanto basterebbe per costruire 8.000 locali d'abitazione. Non è una muraglia continua, ma appare costituita da 11 elementi cavi indipendenti che a monte si appoggiano l'uno all'altro e formano contro l'acqua del serbatoio un unico baluardo. Le benne sono le nutrici della diga e fanno giungere il calcestruzzo sino alle apparecchiature chiamate stelle. Questi grandi e curiosi tralicci sospesi ricevono il calcestruzzo e, girando le loro lunghe braccia, lo depongono esattamente nel posto voluto, distribuendolo nel modo migliore in ogni punto della diga. Infine, per mezzo di vibratori, il calcestruzzo viene costipato fino a costituire, solidificandosi, una massa perfettamente omogenea e compatta. Così, giorno per giorno, con quel caratteristico ritmo che all'occhio inesperto può sembrare pigro, tanta è la colossalità dell'opera, cresce la diga. E cresce l'acqua nel lago goccia su goccia, quell'acqua che si è sciolta dai ghiacciai e che si tramuterà generosamente in energia elettrica. Così, in un lento volgere di giorni, in un uguale susseguirsi di tramonti, sono passate 5 stagioni di milioni di tonnellate di neve. 1200 uomini, operai, tecnici e dirigenti hanno vissuto quassù, hanno lavorato nella luce calda del sole e in quella ghiaccia e spettrale dei riflettori nei turni di notte. Si sono sentiti soli la sera e hanno girato e rigirato tra le mani l'ultima cartolina ricevuta da casa. «Noi stiamo bene e così pure speriamo di te», c'era scritto. Ed erano il conforto degli uomini del Sabbione, uomini che si sentivano soli e che hanno vissuto mesi e mesi quassù, su queste montagne vicino alla loro diga, a 2500 metri d'altezza.